Sicuramente l'analisi da fare è che un 60% dei bolognesi non si riconoscono nella guida PD. È stata una batosta storica, era venuto anche Renzi a chiudere la campagna elettorale. Io penso un PD così debole nella città per eccellenza, riconosciuta come una Bologna città di rossa. sinistra, se è qualcosa di storico. Ma io penso che gli elettori, sia quelli di Bernardini, ma anche buona parte degli elettori del Movimento 5 Stelle, e al secondo turno Ecco, mi verranno dia una comunque a votare notizia, noi, non Borgonzoni, sicuramente lei Merola. sarà un laboratorio, Bologna, voi potreste su Bologna cercare i voti dei 5 Stelle e quindi dar vita a quello che, nelle parole di Matteo Salvini, vedo come una prospettiva possibile, un'alleanza Io anti-Renzi? cercherò i voti di tutti, io cercherò di arrivare in queste 2 settimane a ogni cittadino per spiegargli l'idea di città che abbiamo. Ora Merola qua ha detto che sarà un referendum su 2 idee distinte e distanti, aggiungerei, di città, per cui vedremo i bolognesi cosa diranno, però credo che più di quel 40, cioè i voti presi, faccia fatica andarne a intercettare altri di tutte le liste esterne, ma compresa l'estrema sinistra, che magari non verrà a votare me, ma non andrà a votare sicuramente lui.